Lo sai che gli spaghetti cucinati in questo modo possono diventare croccanti? E che buoni! Mamma mia! La prima cosa che dobbiamo fare è prendere una pentola e riempirla d'acqua. E ora mi sposto ai fornelli e faccio bollire l'acqua. L'acqua sta bollendo e quindi ora aggiungo 150 g di spaghetti. Io qui sto usando quelli di ceci, ma potete usare qualsiasi altro tipo di pasta. Diana, ti sei dimenticata uno spaghetto. Poverino. E la faccio cuocere per circa 10 minuti. Il segreto di questa pasta è proprio che deve essere ben cotta, stracotta. La pasta è pronta, quindi spegniamo e andiamo a scolarla. Do anche una sciacquata veloce agli spaghetti. Ora metto la pasta in una ciotola, aggiungo due pizzichi di sale, un giro d'olio d'oliva e ora aggiungo delle spezie ed erbe aromatiche. Comincio con erba cipollina, poi aggiungo del pepe e aggiungo anche della paprika dolce. Diamo una mescolata. Mamma mia Diana, c'è un profumo eccezionale. Queste spezie emanano proprio un profumo buone. Buonissimo. Quindi finita la ricetta, adesso ce la mangiamo praticamente. No, non è finita, questo è solo l'inizio. Questo è un esperimento, quindi per vedere se l'esperimento riuscirà rimanete fino alla fine, mi raccomando. Cioè quindi abbiamo cotto la pasta, l'abbiamo condita, e cosa aspettiamo per mangiarcela? Adesso vedrai, no, non si mangia così questa. Questa è particolare. Guarda un po' cosa facciamo adesso. Con le mani preleviamo degli spaghetti. Dopodiché andiamo proprio a creare dei nidi in questo modo. Ecco qua il nostro primo nido. Dopodiché mettiamo i nostri nidi di spaghetti direttamente nel cestello della friggitrice ad aria. Non mi dire che verranno poi come penso, Diana. E invece sì. E ora cuociamo i nostri nidi di spaghetti nella friggitrice ad aria a 200 gradi per 8 minuti. A dopo! Allora, la nostra ricetta è pronta, ma prima di andare a vederla e soprattutto assaggiarla, lasciate un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo come sempre, perché voi forse non lo sapete, ma il vostro supporto è preziosissimo per noi. E vi ricordo che potete trovare tantissime ricette facili e veloci da fare sul nostro nuovo libro, Zero Glutine, Zero Rinunce. Potete trovarlo in tutte le librerie e vi lasciamo anche il link qui sotto nei commenti per acquistarlo online. 3, 2... Uno. Ma guarda qui! Ah, sono croccantissimi! Mamma mia, non vedo l'ora di assaggiarli! Testiamo la croccantezza. Ma cosa sono questi? Altro che gli spaghetti alla carbonara, Diana. Dovremmo farli alla carbonara e poi cuocerli così. Chips alla carbonara. Troppo buoni.